Nella puntata precedente. No, ma terra, no, terraiolo, terraiolo. E tutto quello che serve per guardate, guardate, sono Pita, guardate, ciao, sono Pita. Andiamo a vedere anche quello perché non ce ne frega un cazzo. I Mega Generali Galattici. Salve a tutti amici della guida e parliamo in definitiva di questa ultima parte del progetto dei Mega Generali Galattici. Allora, ovviamente il mio progetto è brutalmente fallito perché il mese di aprile mi ha regalato come regalo di compleanno 2 settimane di Covid pesante più un infortunio alla caviglia, giusto per non farsi mancare niente. Quindi brutalmente non sono riuscito a portare a termine né la parte dello scorso mese e nemmeno la parte di quest'anno, di questo mese. Posso dirmi soddisfatto del progetto? Non sono soddisfatto perché non l'ho portato a termine, ma in realtà sono soddisfatto di quello che sono riuscito a dipingere, ma soprattutto sono soddisfatto dell'atmosfera che si è creata, insomma la caciarata, un po' di competizione pittorica, quindi è una cosa che mi è molto, da questo punto di vista mi ritengo molto soddisfatto, anche se ho fallito brutalmente il progetto. Amici Pelle Verde, siamo in dirittura d'arrivo del nostro progetto Mega Generali Galattici e io, in ginocchio sui ceci, vi dirò che purtroppo questo mese non ho fatto nulla. Scherzi a parte, la malattia chiamata Pita probabilmente mi ha contagiato e ho dipinto dei Space Marine del Caos, lo ammetto, quindi sono indietro, gli ultimi 2 pezzi che mi mancavano per concludere l'armata non li ho finiti, ma sicuramente, visto che in verità li ho iniziati, li porterò completi a play, quindi per il debutto dei nostri Cruel Boys saranno tutti presenti. Sono comunque soddisfatto di come sia uscito questo progetto e del supporto che ci avete dato, anche chi ha voluto condividere con noi le foto dei progetti sul canale Discord, è stato veramente bellissimo portare avanti il progetto con voi. Spero di poter rifare un qualcosa del genere in futuro coinvolgendovi ancora di più. Mi spiace aver avuto così poco tempo da dedicare alla pittura e miniature in questo periodo, perché avrei proprio voluto finire e presentarvi le fotografie in questa puntata, ma sicuramente lo continuerò. Ho intenzione anche di acquistare un altro po' di pezzi e di comunque aggiungerli all'esercito, perché come vi dicevo mi sta piacendo tantissimo anche sul campo di battaglia. Galattici amici, ben ritrovati! Ma soprattutto galattiche amiche, ben ritrovate. Ci siamo quasi al play. Tutti i miei colleghi portano a casa dei risultatoni e io invece in realtà
per quanto riguarda il mio main project sono ancora rimasto fermo, nel senso che l'unico Gretchen che ho dipinto questo mese lo ha dipinto mio figlio, di completamente di rosso sangue. Però detto questo, sono stato fulminato quest'ultimo mese dalla comunità, la community di Mordheim Italia, che organizzerà il Golden Gotthard, cioè una sorta di gara di pittura proprio al Modena Play riguardanti i modelli di Mordheim, e quindi sto preparando un pezzo, o forse se tutto va bene una squadra da portare per il Golden Gotthard. Questo perché sono ancora comunque sono rimasto sul verde, sono rimasto sugli orchi e sto portando avanti il mio progetto di orchi neri per Mordheim e sto passando al pezzo centrale, il mio sciccosissimo orco con i baffi. Siamo arrivati alla fine, quindi ultimo video per questa bellissima esperienza di MGG e bilancio finale dell'esperienza. Che dire, ho raggiunto il mio obiettivo, quindi ho dipinto i miei 1000 punti, che erano appunto il valore, la soglia che mi ero fissato di Thousand Sons, e mi sono divertito davvero davvero tanto. Era tanto che non facevo più un'armata per uno dei giochi principali di GV, ultimamente facevo prevalentemente skirmish, che fosse Necromunda piuttosto che Warcry o comunque giochini più piccoli, e di mese in mese vedere l'armata che cresce, che diventa sempre più grande, è stata davvero una bella esperienza. Soprattutto mi è piaciuto moltissimo lo scambio continuo di feedback, di pareri, sia tra di noi del nucleo interno della GGM, sia soprattutto con voi iscritti al canale e al canale Discord. Vedere comunque il supporto che ci avete mostrato in questi mesi è stato davvero tonificante, diciamo così. Confratelli Templari, bentornati dai campi insanguinati di Armageddon, dove la crociata nel nome dell'imperatore continua. E finalmente siamo arrivati alla fine di questo grande progetto MGG che mi ha visto iniziare questa crociata di Templari Neri. Purtroppo per vicissitudini legate al mondo reale la crociata si è un attimo arenata, anche se ho completato la stesura dei colori base sul mio Dreadnought, purtroppo il progetto per come era stato iniziato non è stato portato a conclusione, o meglio, lo sarà per quando la mia armata sarà pronta a calcare il campo di battaglia. Perché io sono molto soddisfatto di questo progetto, dell'opportunità di essermi messo in gioco con tanti altri generali, di essere riuscito a poter iniziare un progetto nuovo, di esserci supportati a vicenda in questo progetto, di aver visto anche le vostre armate. E se avessi avuto più tempo sicuramente l'armata sarebbe diventata molto più grande, perché ho tante conversioni in testa. Ragazzi, allora, provengo da un video di 10 minuti che però non ha registrato l'audio, e quindi lo sto rifacendo, perché io non vi nascondo niente, tutto quello che c'è dietro, le quinte, a parte che mi sento doppio nelle cuffie, riregistro di nuovo. Mi hanno detto: non lascia perdere Mac, non farlo il video, ne facciamo due del doc al posto di uno del tuo. Ma io ho detto no, non possiamo proprio dare questo dispiacere totale alle persone, rovinare completamente la loro vita con due video del doc. No, piuttosto ne faccio uno io, anche se sento un casino. Allora ragazzi, tiriamo un po' le fila di quello che è stato questo progetto. Innanzitutto l'ho finito, ma questo non c'erano dubbi, sono dubbi nati da varie gelosie interne, non faccio nomi, però potrei dire Pita. E sono soddisfatto di tutto? Sì, devo dire, perché tecnicamente sono riuscito ad affrontare un colore che mi ha sempre spaventato, che è il giallo. È un po' difficile da stendere, un po' difficile da gestire, e invece mi sono reso conto che pian pianino mi sta anche piacendo dipingerlo, non a livello di fare maglie imperiali, perché lì altrimenti mi farei le iniezioni, però diciamo che più o meno ci stiamo arrivando. Bienvenidos amigos galácticos y amigas galácticas. A pesar de todos mis esfuerzos, no he podido pintar otros modelos. Pero he completado los lobos zombies y he terminado toda la ciudad maldita. Questo programma è stato presentato da Tonno Barzotto, il tonno del capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e
mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere i peli. Parola del capitano Pita. Tonno Barzotto, il tonno del capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere. In realtà, se non avessi avuto il Covid, sarei magari riuscito ad arrivare ad avere almeno 800 punti dipinti, perché al momento sono circa 140, sono più o meno sui 600 punti dipinti, quindi potevo avvicinarmi al millino, ma non ce l'abbiamo fatta. Probabilmente sì. Allora, il progetto verrà assolutamente continuato dopo la fine anche di Mega Generali Galattici, ma come è nel mio stile degli ultimi anni, dovuto anche alla pandemia, lo alternerò con un altro progetto, che sono i miei amati Desert Ancestors, cioè i Pharaoh Mortoi, la mia nuova armata, la mia legione personale di Ossiarch Bone Reapers, ispirati all'antica Khemri. Inculidos los Hoco Heroes. E sto muy contento con il risultato obtenido. Y creo que seguir haciendo mi esercito de vampiros, tanto que ya he reunido 80 zombies. Una cosa que lamento es no poder completar un esercito legal, pero agradezco a mis amigos y a todos los galácticos que nos seguís por todo el entusiasmo puesto en este desafío nuestro. Il mio angolo dell'inutile pentimento, come mi insegna l'amico, l'amicissimo Huge, è di essere stato l'unico cretino che in fin dei conti ha fatto una penitenza. Perché se avessi saputo che nessun altro l'avrebbe fatto, non avrei mangiato le melanzane nemmeno io. Io vorrei sfidare tutti voi al play. Io sarò presente tutti e tre i giorni, mi troverete lì. So che ci sono persone come Toby, ti aspetto, e voglio assolutamente sfidarvi, voglio giocare con voi, quindi chi vuole portare Joe Sigmar sa che dovrà sfidare i miei Cruel Boys e saprà già anche che vincerà probabilmente, e poi so benissimo che mi ritroverò a giocare con Pita. Se però devo dire un sogno segreto, so che in questa edizione di Play sarà presente Grant Howitt, che è un bravissimo autore di GDR che stimo molto, che è anche un pittore di miniature. So che lui è più su Warhammer 40.000, però sarebbe bellissimo poter giocare con lui, e speriamo che questo mio sogno si avveri. Detto questo, vi aspetto a Play, venite a giocare con noi e continuate a seguirci. Sto valutando anche di fare un troll, perché da una vita che voglio fare un pezzo di Mordheim che abbia l'insegna di una locanda con scritto Blanche Bordello. Pensavo addirittura di mettergli della muta pietra sulla schiena e mettergli dei pezzi di architettura fusi insieme al troll, e quindi vedrò adesso se riesco a realizzare questa cosa spaziale. Detto questo, per quanto riguarda invece il mio progetto main, sono veramente stra soddisfatto. Ho interrotto al momento perché penso che ciclicamente un progetto abbia bisogno di prendersi un po' di respiro, un po' di tempo per sedimentare, ma di sicuro andrò avanti con tutta la roba, perché un po' come anche ha detto giustamente il Mac, ho preso una valanga di roba degli orchi che è ancora qua da dipingere, a cominciare da tutti gli squiggot, e soprattutto è un progetto a cui tengo ancora tantissimo, ok? Semplicemente adesso ho avuto proprio bisogno di quel tempo fisiologico che ci vuole per lasciarsi diventare qualcosa per poi riprenderlo con ancora più entusiasmo. Detto questo, qualche risultato comunque è già arrivato, perché proprio questa armata mi ha consentito di arrivare in corner per potermi, diciamo, qualificare per la gara del Best Painter di Warhammer Milano, e la mia scatola di morte
complice anche Stefano Lancio Lancioni, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto come vincitore assoluto della categoria. Quindi insomma questi orchi cominciano a piacere, a farsi conoscere in giro per il mondo, e la cosa mi rende super orgoglioso, perché come sempre per i miei progetti... come sempre per i miei progetti io ho mille dubbi, e arrivo a un certo punto che dico boh, probabilmente sto facendo qualcosa che non è esattamente quello che avevo pensato, forse è banale, forse non funziona, e invece ricevere dei riconoscimenti del genere mi dà una carica pazzesca, mi fa capire, o meglio, mi dà un po' di autostima per dire ok, forse invece hai centrato l'obiettivo nonostante non sia quello che avevi pensato. Per quanto riguarda il progetto, appunto, come modelli sono decisamente soddisfatto del risultato, perché ho dipinto uno dei miei colori preferiti, che è il turchese. Se possibile mi farei le iniezioni intravitreali col turchese, però non si può. L'unico rimpianto, diciamo così, i due rimpianti che ho avuto sono il non aver fatto dei pezzi veramente grossi, perché alla fine i pezzi più grossi che ho dipinto di questa armata sono un Elbrut e Ahriman. Quindi mi mancano un po' sia i mezzi sia il centerpiece model, diciamo così, che in questa armata è ovviamente Magnus, che appunto potrebbe essere, anzi sicuramente sarà uno dei futuri modelli che aggiungerò all'armata, perché ovviamente come tutte le armate non è mai finita, quindi sicuramente nel tempo arriveranno altri millini, continueranno gli ettoliti di turchese e oro in acrilico. Ma soprattutto, comunque, tornando al discorso del pentimento, il pentimento più grande è aver dipinto Ahriman solo in due sottoassemblaggi, ovvero Ahriman e il disco. Dipingere l'interno del mantello, dipingere la testa di Ahriman con tutti quei ninnoli che ci ha appesi, che si intrecciano, che si fanno l'uno con l'altro, un disastro. Alla fine, comunque, l'ho sfangata. E comunque mi sono divertito a dipingere quel modello, perché è davvero un modello bellissimo, davvero davvero un gran modello. L'idea di portare il campione dell'imperatore modificato che ho in testa col vecchio modello del cappellano, di iniziare Grimaldus e il suo seguito, pronto a tornare a calcare il suolo di Armageddon, è un'idea che porterò sicuramente avanti anche dopo la fine del progetto MGG. Ovviamente insieme a quello porterò avanti anche altri progetti, ho in mente di tornare nel vecchio mondo con un'armata di Warhammer Fantasy, che piano piano vi farò vedere poi qualche aggiornamento, e in realtà l'idea di portare avanti in parallelo un'armata che non ha il nero come colore principale, ma il suo opposto, quindi un colore molto più chiaro, mi permetterà di unire un'unità rispetto a un altro progetto, e quindi di snellire un attimino la produzione di Templari. Per il resto mi sono divertito tantissimo, e ovviamente non mancherò di aggiornarvi sugli ultimi lavori che sono stati portati avanti, ma soprattutto vi invito a vederli al Modena Play. Con più tempo a disposizione probabilmente avrei aggiunto dei veicoli, cosa che non ho fatto, e probabilmente un bel Wraith Knight anche, ma non è detto che non succeda, perché io ho preso un sacco di roba di Eldar che non ho ancora finito nel progetto, quindi probabilmente nel prossimo annetto e mezzo continuerete a vedere roba Eldar ogni tanto, perché ce n'è un sacco qua. Ce n'è un sacco. E qual è il mio più grande pentimento? E questa è una confessione pericolosissima. A parte non aver registrato l'audio prima, a parte sentirmi doppio nelle cuffie, ma ho preso l'avatar e lo farò box art, sia come montaggio sia come pittura, perché per quanto mi riguarda esiste solo un avatar, solo un'estetica dell'avatar, solo una sola. Tutte le altre, quelle con i capelli, tipo da surfista, o quella con l'oplita, quelle robe lì. Quindi vuol dire che l'ultima digievoluzione del Mac è trasformarsi nella sua nemesi? No, c'è cioè un modello farò a BoxArt. Si comincia con un modello. No, uno solo. Allora, innanzitutto non ho nessun codino. Orrendi, io te lo dico. Io non ho nessun codino, quindi finché non... Allora, quando il giorno che mi vedrete col codino qui, allora potete spararmi, perché non sono io. Cioè, sarò diventato, non lo so, quelli che si uniscono alle sette.
non sono più io. Finché non ho il codino sono a posto. Finché metto calzini normali sono a posto. Questo programma è stato presentato da Pendolino del Mac. Prevedi il tuo futuro con il pendolino del Mac e impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il pendolino del Mac. Solo col pendolino del Mac avrai in omaggio una girella. Prevedi il tuo futuro con il pendolino del Mac e impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il pendolino del Mac. Quindi il progetto dei Desert Ancestors verrà alternato a quello dei Gloomspite, e chissà, magari entro la fine dell'anno finirò 1000 punti di ciascuno. Avrei dovuto fare il progetto degli Hobgoblin sin dall'inizio, senza farmi distrarre dalle Cities of Sigmar. Ma che ci volete fare? Sono un hobbista debole e quando vedo dei nani devo assolutamente progettare delle robe a tema nanica. Al play mi piacerebbe sfidare Marco Benti, perché così avremo una sfida tra veri hobgoblin dei Crudelazzi e hobgoblin infiltrati nella Gloomspite Guilds. Vi ringrazio comunque per avermi seguito, cioè per averci seguito nel progetto. Ringrazio i miei compagni, tutti quanti, nessuno escluso. È colpa di Huge se quest'ultimo mese mi sono concentrato sui Bone Reapers e non sui Gloomspite, perché se lui si può concentrare sulla barda di Mordheim, io posso concentrarmi sui miei Ossiarch Bone Reapers. Wag! E un'altra mia super motore che mi fa iniziare a mi fa continuare con dei progetti hobbistici è il gioco, assolutamente, che purtroppo ho trascurato, perché a parte un paio di partite con il mio amicone Andrea Mischi, che saluto, i miei orchi sono rimasti a riposo, per cui va bene, belli, ma adesso c'è bisogno di tirare mazzate. Quindi assolutissimamente mi troverete al Modern Play con una voglia pazzesca di tirar fuori spacca e spara. E il primo però che voglio affrontare, una partita epica, è il nostro Alessandro Paesiello, perché chiaramente con i suoi Black Templar non vedo l'ora di stuprarglieli malissimo con i miei orchi nel nome sovrano di Gork o forse di Mork. Detto questo, ci si vede al Modena Play con l'intenzione di giocare assieme, di dipingere assieme, di stare bene insieme, di divertirsi veramente tanto con il nostro hobby. Cercatemi, io sono quello molto bello. Che dire, Play è sempre più vicino. Al momento della registrazione manca un mesetto, quindi sapete, no, che è possibile giocare con noi a Play, quindi chiunque voglia giocare è ovviamente il benvenuto, ma se devo scegliere una persona da sfidare, un po' come quegli spettacoli ciclici in cui tu racconti l'inizio e bruci il finale, a conclusione di quella Civil War che Capitan America e Iron Man al confronto erano Massimo Boldi e Renato Pozzetto, io vi dico il Mac. Tra l'altro, senza neanche farlo apposta, senza nemmeno metterci d'accordo, abbiamo fatto l'armata con i colori speculari. Io l'ho fatta turchese con i dettagli gialli oro, lui l'ha fatta gialla con i dettagli blu. Quindi, chi non lui come avversario? Quindi, ragazzi, che dire? Ancora una volta, esperienza fantastica. Se avete un gruppo... a questo punto sì, bookmaker qui stanno già prendendo i nomi e le quote. Che dire? Esperienza bellissima. Se avete un gruppo di gioco, un gruppo di amici con cui ricreare questa esperienza dei quattro generali, diciamo così, fatelo assolutamente, perché è veramente bella, motiva un sacco, anche magari con una campagna, se avete un gruppo di gioco regolare con cui vi vedete settimanalmente o comunque di frequente, perché magari partire con un Path to Glory che poi va a diventare un'armata intera deve essere fighissimo. E che dire, ci si becca al Play.
perché al Modena Play ci ritroveremo tutti insieme e festeggeremo la conclusione di questo progetto e vi sfideremo sul campo di battaglia. E in particolare ci tengo a sfidare con i Templari Neri che sono riuscito a radunare e che porterò al gran completo, il mio amico Huge, perché con i suoi orchi che ha dipinto molto bene sarà uno spettacolo vederli in combattimento insieme ai miei Templari Neri. Ovviamente questo è un piccolo passo, questo MGG non è un punto di arrivo ma è soltanto una linea di partenza, quindi non vedo l'ora di rimettere mano ai pennelli e di poter portare avanti, finire questo progetto e iniziarne un altro. Quindi ragazzi, grazie a tutti per averci seguito, per aver condiviso con voi i vostri lavori in questo MGG e vi aspetto al Modena Play per vedere tutti quanti i risultati. Grazie, ciao! E ultima cosa per chiudere, chi sfidare al Play? Allora, chi sfidare in generale potremmo dire? Chi? Una persona a cui ho dato tanto. Lui deve molto a me, la sua fama principalmente deriva dall'inimicizia che c'è stata tra noi due, quindi diciamo che un po' io, non so come dire, in maniera molto carina posso dire che me lo sono portato in spalla e l'ho fatto arrivare alle vette in cui lui purtroppo non è riuscito a stare, perché poi ero io che lo tenevo su, poi nel momento in cui ho tolto le mani lui mi è andato giù, no? Però cerchiamo di riportarlo su, no? Quindi cerchiamo di riportarlo tra noi. Chi è, ragazzi? Il Doc. Il Doc, perché Doc, io vedo in diretta la sua faccia piena di riconoscenza. Ed è giusto che sia così. E quindi sarà lui, probabilmente. E va bene, scherzi a parte. Bellissimo progetto, bellissima esperienza, ma soprattutto è stato bellissimo sentirvi così presenti, accompagnarci tutti pian pianino durante questo progetto. Quindi io vi saluto, arriveranno un botto di fotine e mi raccomando, condividete un sacco anche le cose che fate voi. Ciao ciao. Te esperamos en Modena Play. Tu giocar y divertirte con tus sexys ejércitos. Ven a jugar y déjanos ver tus proyectos de afición. Y mega generali galáctici. Problemi al fegato, guarito. Problemi al fegato, guarito. Wow, le mani magiche. Sono troppo brutti, papà. Sti qua sono proprio brutti? Sì. Ciao Mac. Se doveste svegliarvi con la pelle un po' ingiallita, ci penso io a guarirvi.
Vedete? Ora non ho più la pelle gialla. Ora ho la pelle gialla. E adesso non ho più la pelle gialla. Ah, sono un genio! Questo programma è stato presentato da Smarmellatori Huge. Gli smarmellatori Huge sono i cotton fioc che usa Huge per smarmellare il colore olio. Vuoi anche tu smarmellare i colori olio sul corpo di Bob Moro? E allora prendi Smarmellatori Huge, i più grandi smarmellatori cotton fioc che esistono al mondo. Chiama ora l'800 600 800 e acquista Smarmellatori Huge.